Domani alle 20.45 a Rimini torna in campo il Pescara, che sarà supportato da tantissimi tifosi, oltre 700 italiani staccati nella mattinata di oggi. C'è tempo fino alle 19, non escluso che si possa arrivare a 1000 tifosi al seguito. Baldini ha parlato in conferenza stampa questa mattina all'EKK Hotel, confermata la stessa formazione che ha iniziato contro la Torres, ancora out Pierozzi, tornerà in gruppo la prossima settimana e dunque giocherà Staver nel ruolo di terzino destro con Squizzato regista e Lonardi che partirà ancora dalla panchina. La bella notizia è che la prossima settimana tornerà in gruppo anche Davide Merol, che potrebbe essere convocato già lunedì prossimo per il match contro la Pianese. Ha parlato di tanti argomenti il tecnico Baldini in conferenza stampa, non è mancata una frecciata importante a Tommasini e Cuppone, gli attaccanti che hanno lasciato il Pescara. Con le immagini di Diego Martelli andiamo ad ascoltare proprio Silvio Baldini. Che settimana di lavoro è stata, nel senso, ha percepito gli stessi aspetti positivi che ci aveva raccontato qui le volte scorse? Dove è migliorata la squadra in questa settimana e dove deve ancora migliorare? Grazie. No, la squadra si è allenata benissimo, i ragazzi hanno fatto una settimana piena, non c'è stato neanche un giorno di riposo, abbiamo subito preparato la partita contro il Rimini, partendo subito da lunedì, quindi devo dire che questi ragazzi hanno dato una grande disponibilità a questo tipo di percorso, a questo tipo di intraprendere il mestiere di calciatore usando una professionalità vera, non una professionalità di comodo, perché tutti i lunedì avrebbero fatto riposo e invece loro si sono andati due volte e questo ti sta a indicare che la squadra ha capito che solo il lavoro li può migliorare. I giocatori che non ci sono più non mi interessano, non ne parlo, sono felice che non ci sono più perché tutti e due non volevano più rimanere a Pescara, quindi figurati come avrebbero potuto andare d'accordo con me. Pescara deve rimanere, chi ama questa maglia, chi ama avere la voglia di dimostrare al popolo biancazzurro che l'anno scorso è stato un momento in cui ci sono andate le cose tutte storte per una serie di eventi che non è neanche colpa dei giocatori e quindi ecco, io voglio questo tipo di persone. Gli altri che anche se fanno gol, che vanno via, proprio non li leggo, non li guardo, non li sento. Io sono felice di allenare questa squadra, qualsiasi può essere il risultato, sono orgoglioso perché so che si allenano con professionalità e con cuore e come ti ripeto, vediamo alla fine chi saranno i giocatori che riusciranno a gioire, quelli che sono andati via o quelli che sono rimasti, vediamo. Io bisogna che vinca il Pescara, non che vince perché abbiamo il bomber, perché se vinci hai il bomber, lui vince ma te rimani nel limbo, poi lui va in Serie B, in Serie A, ma te rimani sempre in Serie C. Noi abbiamo bisogno proprio della squadra che riesca a esprimere un calcio che possa portare la gente allo stadio. Io voglio che la mia squadra sia l'orgoglio dei tifosi. Se ci può dire un po' le caratteristiche tecniche di Tonin e come sta Luca Valzania dopo la prima settimana di lavoro? Tonin è un giocatore abbastanza, come ti posso dire, vivace, no? Perché digli che è veloce, che è rapido, sono tutte componenti che non lo puoi definire. Diciamo che è un giocatore che è abile, nel senso che è molto rapido, è molto uno che attacca gli spazi con grande rapidità perché ha una grande intuizione di capire dove poi va la palla. È un ragazzo che deve trovare un po' di autostima, un po' di fiducia, che quando gioca, anche se non fa gol, deve sentirsi utile alla squadra. È un po' lo stesso problema di Vergani, no? Sono giocatori che si fanno condizionare dal gol, perché se non c'è il gol sembrano che non siano utili, invece uno deve essere utile al gioco e poi il gol viene da solo. Interrompo solo per chiedere se è alternativa a Vergani oppure può giocare in tutti e tre i ruoli. Lui non è in competizione con Vergani, ma è uno che può giocare in tutti e tre i ruoli, perché io già anche a Palermo ho fatto giocare Brunori insieme a Soleri, che è un'altra punta centrale. Quando allenavo la Carrarese, la mia punta esterna era Davano, che tutta la vita giocava centravanti, a Carrara giocava esterno sinistro. Quindi voglio dirti, per me i tre d'attacco possono essere fra loro, possono integrarsi bene fra loro. L'importante è che corrano, non che stiano a aspettare. E Balzani è niente, è un ragazzo che è arrivato, io questa settimana ha cominciato a crescere,
ho visto piano piano che comincia a crescere. Io penso che nel giro di un'altra settimana poi lui sia a posto, però è già pronto per darci una mano.